cerchiamo di mettere in pratica quello che ci insegna il Vangelo, ecco. Sono la direttrice della Caritas Diocesana di Acerra da alcuni mesi ed oggi vi vorrei raccontare della mia esperienza e della realtà in cui viviamo. La mia esperienza nasce nel 1997, quando da appena adolescente ho iniziato il mio impegno lavorando con i minori a rischio. Una delle persone più importanti nella mia crescita personale e professionale è stata la direttrice Maria Pia Messina, che purtroppo è venuta a mancare qualche mese fa. La sua presenza è stata anche edificante dal punto di vista umano, sia per me ma anche per tutti gli operatori e i volontari della Caritas diocesana. Grazie all'impegno di tante persone, dei volontari, degli operatori Caritas, siamo riusciti circa 2 anni fa a mettere su una bellissima realtà che è quella del centro diurno per ragazzi di strada. Il progetto del centro educativo è stato fortemente voluto dal nostro vescovo, Monsignor Antonio Di Donna, il quale ci fa sentire la sua presenza costante. Questa realtà è molto variegata, nel senso che non ci sono solo bambini del nostro territorio, quindi nativi di Acerra, ma anche diversi stranieri, con i quali abbiamo fatto un percorso anche di alfabetizzazione. Si è trasformato in una realtà costante nel tempo, nello spazio e che soprattutto è un modo per cercare di aggregare più persone possibili e per far sì che anche con le diverse culture si possa crescere insieme. Circa 50 minori che vanno dai 6 anni ai 13 anni, quindi la fascia di età delle scuole elementari e delle scuole medie. Ci sono 8 operatori specializzati, educatori, e circa una trentina di volontari. Sono da tanti anni una collaboratrice Caritas, oramai più di 10, e abbiamo a che fare ogni anno sempre con i minori. E devo dire che ogni anno è sempre una sfida. Spesso hanno delle situazioni economiche un po' disagiate, hanno difficoltà culturali molto pesanti, quindi ci troviamo ad agire in un ambito non proprio semplice. La società non aiuta molto queste famiglie, spesso sono lasciate un po' ai margini, quindi il nostro compito non è solo quello di seguire i bambini singolarmente, ma è quello di creare delle relazioni calde con queste famiglie affinché non siano da sole ad affrontare i problemi comunque che ogni giorno con cui hanno a che fare. Lo scopo quindi delle nostre azioni sono quelle di prospettare ai ragazzi un futuro roseo, un futuro in cui loro possano affermarsi nel mondo lavorativo, nel mondo sociale, possano avere dei contatti, delle amicizie che li aiutino comunque a camminare appunto nella società. E cerchiamo di farli stare bene insieme. Stando insieme si imparano tante cose, si impara concretamente cosa significa crescere, sperimentiamo anche
l'amore, no? Si impara con le relazioni. Il nostro sogno come gruppo di lavoro è quello di estendere questa realtà a tanti altri ragazzi e bambini. Vogliamo essere per loro dei punti di riferimento, magari punti di riferimento che non hanno mai avuto nella loro vita. Vogliamo dargli speranza e la possibilità di credere in un futuro migliore e la possibilità di emergere in questa società che a volte non è stata molto clemente con loro.